quale si sta costruendo un pezzo di futuro, insomma, perché là dentro, quello che avete detto, le oltre 63 imprese sono fatte da persone giovanissime, c'è un'età media di 32 anni dentro il Polo Tecnologico, con presidenti e amministratori delegati di imprese, di SPA, di SRL, di 28 anni, di 30 anni, insomma, sembra di non essere neppure in Italia, di essere in un altro mondo, con dei livelli di crescita che vedete sono eccezionali, quasi incredibili, diciamo. Sono 4 anni che noi registriamo ogni anno che cosa succede in queste imprese, dentro questa struttura, e queste imprese non vengono aiutate se non, diciamo, dall'economia di un sistema, ma non da risorse che vengono elargite magari con logiche clientelari, diciamo. Qui si produce un fortissimo livello di innovazione. Allora, creatività e innovazione come stanno insieme? Io credo questo sia anche uno dei temi, lo diceva Gabriel sostanzialmente, diceva Oborondelli con la canzone di Riccardo, non basta avere un'idea, bisogna consolidare lo sviluppo di questa idea perché diventi un prodotto, un servizio, una modalità di utilizzazione che modifica, che cambia, che innova, che in qualche modo introduce e fa introdurre a noi una modalità di organizzazione della nostra vita parzialmente diversa. Non è sempre così, voi sapete meglio di me che la stragrande maggioranza delle idee innovative vengono utilizzate solo per logiche di mercato.